La collaborazione di Olio San Giuliano Alghero. Ecco in bar Oliena, un imposto ceri di Letizia De Monte. Passeggiata a cavallo maneggia la cinta San Teodoro. Purosangue Arabo di 3 anni avevano a disposizione la prima delle due condizionate del programma Villa Cidrese, disputatasi sulla distanza di 1800 metri di pista in erba. È arrivata la seconda vittoria per Alfiere Rosso, terza dal via il portacolori del signor Giuseppe Carta con in sella Gavino Sanna, ha seguito le mosse in avanti di Antares Del Ma, che provava ad organizzare la quarta vittoria con la tattica di front runner. Ma stavolta Alfiere Rosso si mantiene a tiro seguendo la scia del battistrada, anche Agamennone si aggiungeva alla lotta. E 300 finali Antares Del Ma non stacca, al suo esterno spostava Alfiere Rosso con Gavino Sanna che mette mano alla frusta per far progredire l'allievo di Antonio Cuttu e nel finale riesce a passare di slancio per varcare la soglia del traguardo per primo. Al terzo posto restava in quota Agamennone a precedere Ascaro. Per Alfiere Rosso si tratta della seconda vittoria in carriera, a fine gara le parole di Gavino Sanna. Gavino Sanna apre la quinta giornata di Villa Cidrese con una vittoria al Fiere Rosso. Chi li ha la pari Antares Del Ma? Sì, dai, sono due cavalli che si allottano sempre, dai, anche l'altro giorno l'ordine era invertito, oggi c'erano i chili alla pari, mi sono subito messo dietro di lui per farmi portare e aspettare gli ultimi 200 metri. Dai. Gli hai preso le misure e poi te le giocate in retta? Sì, sapevo che il mio più si fa portare, c'è un bel cambio di marcia. Quindi ho fatto così e ci è andata bene, dai. Ok, seconda vittoria per Alfiere Rosso, tutte e due le ha fatte con te, quindi complimenti. Grazie. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale SponRiver.biz e iscrivetevi al canale YouTube SponRiver Biz Channel.